Di nuovo buongiorno a tutti, siamo in compagnia di Sergio Fuochi, presidente dell'associazione Insieme per l'Hospice. Intanto grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Ecco, approfittiamo di questa donazione da parte del Teatro Municipale di Piacenza, ma insieme a tanti attori della nostra città che appunto hanno scelto di organizzare questo evento, Piacenza Ricorda. Proprio per donare poi appunto fondi importanti alla vostra associazione. Immagino che per un'associazione come la vostra ogni donazione sia importante. Qui stiamo parlando però di un ambito molto delicato per l'intera comunità piacentina. Parliamo di hospice, parliamo di cura del dolore, di cure palliative, quindi è un dono di fatto che viene fatto a tutta la comunità. Di cosa si occupa la vostra associazione? La nostra associazione, l'associazione Insieme per l'Hospice, nasce nel lontano 2008-2009 e con un fine ben preciso, quello di realizzare un hospice a Piacenza e di sostenerlo nella sua attività. Quindi, l'associazione ha deciso nel lontano 2010 di bandire una gara per realizzare quest'hospice. Voglio ricordare che l'associazione è costituita da soci molto importanti di Piacenza perché nasce con il Comune di Piacenza, la provincia di Piacenza, la Camera di Commercio, la Fondazione Piacenza Bigevano, associazioni industriali, la LILT, eccetera, eccetera. Quindi tutta la società civile, politica, di Piacenza si è messa assieme per realizzare questa struttura. Questa struttura è stata realizzata tra il 2010 e il 2011 e l'attività è stata avviata nel giugno 2011, con 16 posti letto in camere tutte singole che ospitano pazienti che non reagiscono più alle cure, quindi vengono ospitati nella nostra struttura che peraltro ha un 20% di dimissioni, ecco, quindi aiuta il paziente, ma aiuta soprattutto anche i familiari che devono assistere i pazienti. Ecco, queste donazioni ne sono arrivate, va detto, ne sono arrivate sempre tante, proprio perché, come dicevo prima, è un argomento che coinvolge anche emotivamente, ma non solo, nella pratica, nella concretezza, tutta la cittadinanza. Quanto sono importanti per voi? Le donazioni per noi sono vitali, quindi importantissime perché noi per poter sostenere la struttura dobbiamo raccogliere circa 1000 euro al giorno, cifre che sono importanti. Ma grazie alla sensibilità e alla generosità dei piacentini, la casa di Iris è riuscita a raggiungere il suo 12° compleanno e dal 12° compleanno si comincia a parlare anche di investimenti. Quindi è grazie ai cittadini che hanno sentito proprio questa struttura come propria e questo era lo spirito che si era data l'associazione quando ha voluto realizzare la struttura. I cittadini hanno risposto alla grande rispetto a questa struttura entrata nel cuore proprio dei cittadini. E noi, in quanto cittadini di Piacenza, vi ringraziamo. Ringraziamo per tutto quello che fate. Grazie di essere stato con noi e in bocca al lupo per tutto ciò che avrete, da fare, per le vostre sfide future. Grazie a voi, buona giornata a tutti.